Un porto più moderno e più grande, capace di accogliere navi da oltre 20.000 container. Il presidente della regione Enrico Rossi a Bruxelles ha presentato il Project Financing per Piattaforma Europa, il nuovo porto di Livorno. Un progetto per rilanciare la città e farne la porta del Mediterraneo per merci e passeggeri. Il servizio da Bruxelles è di Dario Carella. La ristrutturazione del porto di Livorno, che lo porterà a essere uno dei principali punti di approdo anche per il traffico commerciale marittimo a livello europeo, è stata presentata a Bruxelles dal presidente della regione toscana Rossi insieme ai vicepresidenti del Parlamento europeo Sassoli e Tajani. Si tratta di uno degli investimenti strategici fatti con i fondi regionali a livello europeo insieme alla Commissione europea e con il parere favorevole del Parlamento. La ristrutturazione dell'intera attività portuale, oltre a salvaguardare l'occupazione del porto di Livorno, che altrimenti sarebbe stato chiuso, sta ottenendo, per quanto riguarda i progetti futuri, grande interesse, è stato riferito nella capitale dell'Unione Europea, da parte di tutte le compagnie armatoriali internazionali e anche da parte di grandi player interessati soprattutto a partecipare alla gara pubblica per la realizzazione del progetto di costruzione del porto. Il presidente della Giunta regionale della Toscana, Enrico Rossi. Nei prossimi giorni noi fisseremo altri appuntamenti per individuare possibilità di finanziamento europeo su tanti aspetti che possono incrementare ulteriormente gli investimenti sul porto di Livorno. Abbiamo raccontato che investimenti sono già in corso e che si concluderanno nel 2016 per quanto riguarda l'infrastrutturazione delle ferrovie, la logistica, per quanto riguarda anche l'escavo del porto di Livorno già esistente. E mi pare che questo sta creando un clima positivo intorno a Livorno e intorno alla Toscana.